Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Al solito, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in modo da ricevere le notifiche riguardanti i nuovi video pubblicati. Visitate la pagina Facebook, visitate lo shop, supportate il canale con un bel mi piace. Se volete mettervi in contatto con me, utilizzate la mail. Nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al Blender. Nel tutorial di oggi vorrei cominciare una serie di video dedicati al Nude Editor. Penso che sia una delle cose più complesse, più difficili da padroneggiare. Quindi cercherò di lavorare su degli elementi classici del Node Editor e poi sviluppare mano a mano diciamo, le infinite possibilità che Node Editor ci offre. Per far questo, non ricordo, sto diciamo, lavorando su una serie di tutorial che avevo visto un sacco di tempo fa, almeno 3-4 anni fa, e non ricordo chi è che li faceva, però erano molto semplici e permettevano di ottenere dei risultati credibili e accettabili, diciamo, con brevi passaggi che sono ottimi per cominciare ad introdurre appunto il Node Editor. Quindi, come prima cosa, spostiamoci al solito, andiamo a cancellare la nostra immagine di riferimento, lavoreremo su delle mesh che sarà ad esempio una UV Sphere. Potete farlo su qualsiasi tipo di elemento, io normalmente lavoro sulle sfere per una questione proprio visiva. E andiamo ad effettuare uno shade smooth della mesh in questione. Spostiamoci direttamente in shading e andiamo a lavorare sul nostro node editor. Quindi mettiamo la sfera in primo piano e come al solito andiamo ad aggiungergli un nuovo materiale. Quindi partiamo normalmente dal principal BSDF shader e poi abbiamo come sempre l'output. E vediamo che cosa possiamo inserire all'interno della nostra sfera come input per ottenere dei disegni complessi. Allora, con Shift E andiamo ad introdurre dall'opzione Texture, la prima texture che è il Brick Texture. Come al solito andiamo a collegare il color con il base color, è quello che otteniamo, quindi come vedete sono dei mattoncini, i colori vengono determinati utilizzando color 1 e color 2, e poi abbiamo tutta una serie di opzioni, quale ad esempio può essere l'offset, come vedete, che con un valore 1 ci permette di avere diciamo, i blocchetti orientati, normalmente a 0,5 sono divisi a metà. Possiamo determinare la frequenza con cui questo si ripete, come vedete. Lo squash lavora, come vedete, lavorando su tutto sinistra, una di queste linee viene ad essere cancellata, ma viene cancellata perché ne viene ad essere diminuito lo spessore, viene a diventare del colore, diciamo, dell'interstizio, quindi diventare completamente nera, ed ovviamente possiamo lavorare sulla frequenza. Possiamo variare la scala del nostro Brick Texture. Ovviamente stiamo lavorando su una sfera, come vedete, nella parte inferiore otteniamo quindi delle texture che presentano dei difetti proprio perché viene ad essere applicata ad una sfera. È come se fosse la deformazione, come vedete, varia la dimensione dell'elemento Brick, man mano che ci avviciniamo nella parte inferiore, data la curvatura della sfera, diventa praticamente una linea. Motivo per cui abbiamo degli elementi di questo tipo. Allora andiamo ad introdurci un'altra texture, facciamo Shift A e tra le varie texture abbiamo una noise texture. Eccola qui, andiamo ad introdurre. E quello che facciamo è collegare il FAC con il vector della texture in questione. Come vedete, già andiamo a trasformare completamente l'andamento. Possiamo aumentare il rumore praticamente, possiamo aumentare il dettaglio, aumentare o diminuire la fase di dettaglio, poi ovviamente abbiamo altri fattori roughness e così via, come vedete, in che modo vanno ad influenzare la nostra texture. Fate delle prove, vedete a che cosa portano tutte queste operazioni. Basterà variare quindi dei piccoli parametri per ottenere un buon risultato in uscita. Il problema adesso è andare ad effettuare la colorazione del tutto, quindi per poter colorare il tutto non dobbiamo fare altro che andare ad introdurci una color ramp. Quindi andiamo a spostarci il nostro brick texture e qui andiamo ad inserire la nostra color ramp prima del colore solitamente. Quindi Shift E, e questo è un converter, sì, color ramp è un converter, quindi andiamo a posizionare. Allora, non abbiamo sortito nessun tipo di effetto perché ci troviamo praticamente nella condizione analoga alla precedente, però quello che possiamo fare è andare ad inserire dei colori, quindi vado ad aggiungere un nuovo elemento, gli cambierò il colore, ad esempio lo porterò a questa tipologia di colore,
Allora, la considerazione importante da fare è come vedete, man mano che mi muovo, ci sarà una predominanza di quel colore quando mi avvicino al colore in questo modo, quindi quando vado a superare il colore si invertiranno le posizioni dei due elementi. Ne vado ad inserire un altro, più lo inserirò da questo lato e ne vado a cambiare la colorazione, ad esempio lo porterò ad un colore più tendente al rosso in questo modo, ok? E l'altra cosa che posso fare è andare a variare il valore metallico e il valore roughness, diminuendolo in modo da avere un'espressione, diciamo una un effetto ottico migliore derivante proprio dal un aspetto diciamo più metallico. L'altra cosa che posso fare è andare a variare l'andamento, il passaggio da un colore all'altro utilizzando le varie operazioni di interpolazione che ho a disposizione, che sono appunto lavorare ad esempio in maniera costante. Allora in questo caso non ci sarà più il passaggio graduale da un colore all'altro, ma come vedete ci sarà un passaggio brusco da un colore all'altro. Andremo ad utilizzare però l'opzione linea, la preferisco, mi permette di avere una colorazione. Ok, mettiamo un po' il nero così. Togliamo un po' il colore bianco in questo modo. Per far vedere meglio questo effetto possiamo utilizzare un altro elemento, Shift A sarà un vector, appunto. Utilizziamo l'opzione Bump. Nel Bump dobbiamo collegare il Normal con il Normal e dovremo semplicemente collegare il Color con l'altezza del Bump. E come vedete si viene a creare questo effetto in rilievo, sono presenti delle scanalature praticamente all'interno della struttura, vedete? Molto visibili. Ok. Ovviamente variando strength and distance possiamo variare l'effetto che vogliamo ottenere. Come vedete, distance può essere aumentato ad aumentare notevolmente questo tipo di effetto. Okay? Spostiamoci adesso in layout. Come prima cosa andiamo a lavorare sulla luce, magari utilizziamo una luce solare con una forza di 5 in questo modo, così è abbastanza visibile. Possiamo vedere che cosa succede, ad esempio, a passare da Iri, magari spostandoci direttamente in Cycles, come vedete, è abbastanza. Ben visibile l'effetto appunto del bump e la modalità con cui abbiamo lavorato su questa tipologia di texture. Fate delle prove, cominciate a collegarli, questo sarà un primo di una serie di tutorial in cui andremo a lavorare sui vari elementi e ne capiremo di volta in volta l'utilizzo in modo da non avere problemi man mano che le operazioni tenderanno a complicarsi. E al solito se il tutorial vi è piaciuto e servito iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e ci vediamo alla prossima.